Eccomi qui con Roberta Giallo, che è l'anima di questa manifestazione. Com'è nata, Roberta? Qual è stata l'idea che ti ha spinto a darti da fare e coinvolgere così tanti artisti? Allora, guarda, io Bologna mi ha adottato, però sono nata... Cioè, non è uno sfondo come siamo, perché... Sono nata a Senigallia, nelle Marche, nel territorio nostro, che è uno dei posti che ha subito più danni dall'alluvione. Ho amici che hanno avuto la casa travolta dal fango, quindi semplicemente ho detto proviamo a fare qualcosa, che a Bologna, dopo tanti amici artisti, mi piace dire qualitativamente e umanamente speciali. Quindi ho chiamato anche te, Franz, come vedi, che sei anche un'istituzione bolognese artistica. Sono come quello che c'è in Piazza Maggiore, no? Il Nettuno, no? E per quanto riguarda le forme un po' puoi esagerare, panze. Ho contattato il comune, la delegata alla cultura Elena Di Gioia, e poi il medico dell'etichetta indipendente Giorgio Di Gioia. Ma sapete che c'è altro protagonista di questa serata qua? Eccolo qua, questo signore, lo conoscete, è l'anima e presidente del MEI, Meeting Etichette Indipendente. Ciao Franz, che gli facciamo fare un po' di tutto praticamente. Oggi fa anche le pulizie, quello ha finito, e poi dopo la cassa. Avete capito un po' il senso, cioè aiutare questi territori colpiti dall'alluvione, in particolare i comuni di Ostra e Barbara, che sono due comuni piccoli ma che hanno avuto insieme il maggior numero di vittime. Quindi vuole essere un abbraccio, un modo per star vicino. Noi ce l'abbiamo messa tutta, il ricavato, poco, tanto, quello che è, andrà a questi due comuni piccoli per non disperdere neanche. Sono anche che da una mano. Sì, i biglietti appunto erano già acquistabili su BoxerTic e Milbanca, ecco, ringraziamo Milbanca, il mio sponsor, anche perché chiaramente poi tutto quello che è l'attrezzatura, ringraziamo anche il luogo che ci ospita. L'oratorio, l'oratorio di San Filippo Neri, che gentilmente ci ha lasciato appunto questo meraviglioso spazio, e ecco, puoi anche riprenderlo. Comunque a vedere quanto è bello, è meraviglioso, guarda che meraviglia. È un'ex chiesa sconsacrata, appunto. E che però appunto dove si fanno tanti spettacoli in città, anzi io il 12 novembre tornerò qui con un nuovo spettacolo, per dire, è un posto che frequento abitualmente come artista ma anche come pubblico, perché mi piace vedere lì. Cremonini, un do finale per salutare la tv di Macerata che ci sta collegata con noi. Da uno squarcio di cielo con i vostri pensieri. Ecco, prima è passata una signora e ha detto chi è che sta male? Il finale migliore non era possibile. Quindi stasera, perché a Bologna, comunque sappiate che ci sarà questo evento e noi siamo felicissimi, abbiamo fatto davvero il possibile, ma soprattutto che Ostra e Barba abbiano, come ha detto poi la sindaca di Ostra, un abbraccio, ecco, è un modo per abbracciarli. Ciao a tutti da Bologna! Ciao, ciao! Ciao! A tutti quanti noi! Dovunque sì, fuori da qui, c'è un mondo libero. Ride di noi, offende, crepita. A testa in su, la mia poesia ribalta regole che l'amore riscriverà. Eccomi qua con un altro dei protagonisti di questa serata, è Marcello Romeo, che oltre a essere, vabbè, a parte che è un amico, però oltre a essere un cantante, musicista con una storia bellissima, lunga, a Bologna è molto famoso per le notti che faceva il piano bar in un locale storico, il Club 37, confermerà anche lui. Il night soprattutto, in quei locali che andavano di moda a Bologna, dal Club 37, la Fontanina, la Capannina, Bacillieri, eccetera, eccetera. E poi è anche un discografico, perché ha iniziato da poco una nuova attività, parlaci, insomma. Sì, un'attività rivolta ai giovani, un'etichetta Pleiture Records, una BMRG Edition Publishing, insieme alla PMS di Raffaele Montanari. Ci occupiamo dei giovani che vincono i vari contest che ci sono in Emilia Romagna, Faenza Pop Festival, il Festival di Gatteo, Faenza, eccetera, eccetera, e quindi chi vince ha una produzione discografica. Da noi ne abbiamo prodotti circa una ventina negli ultimi 3 anni, nonostante il Covid, e qualcuno addirittura è passato ad avere anche un contratto discografico con la PMS. Parlaci anche di Cuore di Viline, tanto siamo qua questa sera in questo posto meraviglioso il posto è meraviglioso, è bellissimo, fra poco ci esibiremo qui con Roberta Giallo. Cuore di vinile, questa attività invece che tu ormai... Cuore di vinile nasce nel Teatro di Lucio, sotto casa di Lucio Dalla, a Navile,
e da un'idea di Nino Campisi e del sottoscritto, è un programma di musica in teatro, un format di musica in teatro che porta i giovani sul palco, i giovani cantautori che cantano le proprie storie, le proprie magie, i propri amori, le proprie sensazioni ed emozioni e si mettono in gioco su un palco e raccontano i propri brani. E cuore tu questa sera invece cosa si canti? Io stasera canterò Pericolosamente, vi invito ad andarlo a seguire su Spotify, è una canzone che ho scritto per l'amore che nasce in età matura, ma è anche l'amore per la musica che ritorna dopo tanti anni che l'hai soppresso, eccetera, eccetera, insomma, ognuno la può vedere come vuole, comunque Pericolosamente. Sì, vorrei volare e cancellare tutto il male, trasformarlo in armonia, oh benissi, io so volare, sofferenza e nostalgia, una rampa verso il cielo. Ecco, un altro protagonista di questa serata, che c'è un bel pianoforte, siamo sul palco, anzi vi faccio vedere il locale, il posto che è meraviglioso, colpo d'occhio, adesso, non so, qui siamo con un telefonino, non è che noi che siamo, che è un posto veramente storico, un'ex chiesa sconsacrata. Elvi and the Garden House, eccoci, è un'altra bella, ciao, tanta energia oggi, no? Ma oggi ci vuole dell'energia importante perché dobbiamo sostenere un'iniziativa che è davvero lodevole, come si dice. Che pezzo ci fate sentire? Vi facciamo sentire El Doctor, che è una canzone che racconta la storia di un calciatore brasiliano degli anni Ottanta che si chiamava Socrates. Ah, Socrates, certo. So che tu sai di chi stiamo parlando. Personaggio molto impegnato, molto attivo e personaggio che, siccome questa sera siamo qui, poi lo dirò anche dal palco, siamo qui a fare qualcosa, cioè ci impegniamo per fare qualcosa tutti insieme per altri che in questo momento necessitano, ci sono meno fortunati di noi, lui era un esempio veramente di qualcuno che ha fatto qualcosa di molto importante addirittura per il suo paese in quegli anni. Quindi, ma è cantato in italiano o in tu lo sai che noi spagnolo, no, spagnolo, portoghese, non mi conosco più, è in tre lingue questa, ecco, canzone, vedi? È in tre lingue, italiano, spagnolo e portoghese. Tu sei questa... laureato col CEPU, no? sappiamo che Elvi è laureato col CEPU, sì, fatto... sì, scuola serale, scuola serale, serale. E quindi insomma faremo questa canzone che ci sembra adatta. Chi c'è su te, con te sul palco? Siamo in tre, ovviamente non c'è tutta la squadra. Formazione ridotta, io, Paolo Laganga alla chitarra e Andrea Zucchi al sassofono. Bene, benissimo, quindi... siamo curiosi di ascoltarlo. Anche noi felici di farlo, non vediamo l'ora. Viva Elvi! Yeah! Ecco un altro trio dei protagonisti che questa sera si esibiranno qua all'oratorio San Filippo Neri, Nicola Sbonazzi, Milena Mingotti e Roberto, voglio dire, Roberto, basta dire Bob Costa, capito? E sappiamo tutti, tanti anni di fianco a Lucio Dalla, arrangiatore, bassista, ingegnere del suono, docente del conservatorio. Oh, buona, basta. Anche Music Academy. Anche Music Academy, esatto. Il nuovo Creative Hub di Bologna. Esattamente. Allora, partiamo da te. Che cosa masticherai questa sera per il pubblico? Stasera farò una cosa... ad alto rischio, no? Infatti c'ho Red Bull che mi sponsorizza, perché ad alto rischio nel senso che, avendo avuto la coincidenza, la fortuna, l'opportunità di produrre un disco molto famoso che si intitola Dall'America Ruso, che contiene Caruso, la canzone di Lucio, ed è super coverizzata, la fanno tutti, e io stasera voglio dare un contributo, ve la faccio sentire come l'ho sentita la prima volta, fatta da Lucio, prima ancora che la incidesse. Fantastica, fare il biglietto solo questa cosa qua, grande, grande. Milena invece. Io ho sentito in anteprima. Milena, io l'ho conosciuta a Trasporto Eccezionale, questo percorso di residenze artistiche in Emilia Romagna, è molto bello, lei ha incantato un po' tutti e poi dopo da lì ha vinto un sacco di concorsi, quest'estate il concorso dei concorsi, ha vinto praticamente, hai fatto filotto, come si dice. Sì, sì, ci siamo impegnati tanto, quindi sono contenta, ecco. Che brani hai proposto in questi concorsi? Cosa fai di solito? Allora, sono cantautrice, quindi ovviamente porto brani miei e ho vinto anche un premio che è Londrosa Indipendente con un brano che farò anche questa sera qui all'oratorio San Filippo Neri, che è Prima degli Altri. È un brano che tocca, diciamo, il tema del bullismo e in questo brano racconto di bambini che crescono troppo in fretta. Invece penso che ognuno debba
diciamo, godersi i propri step, quindi infanzia, adolescenza, e quindi insomma il brano racconta questo. Nicolas Bonazzi invece, io ho sentito per la prima volta stasera durante le prove, chitarra e voce, sei di Bologna, Bonazzi è un nome di queste parti. Sono tra l'altro un caro amico di Roberta Giallo, che è l'organizzatrice di questa serata e iniziativa. Ho risposto con grande felicità a questa chiamata, perché sono vicino, insomma, a lei, alla sua famiglia, insomma, agli abitanti di quelle zone, per cui stasera siamo qui cercando di dare un contributo. Sono un cantautore e canterò una canzone, una mia canzone, che si chiama L'ultimo giorno del mondo, ed è una canzone, diciamo, a tinte un po' malinconiche, che però cerca di farci riflettere sulle cose importanti, così, meditando su una possibile fine, cosa vorremmo portare di bello di noi, insomma, per salvare un po' l'umanità. Quindi mi sembra ce n'è bisogno, ce n'è bisogno. Grazie a tutti e tre, allora. Ciao. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao.